Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, pur nella sua brevità, è estremamente significativo, perché ci presenta alcune pie donne con nome e cognome. Tra l'altro la prima pia c'è diventata, perché non ci era, era una grande peccatrice, Maria di Magdala, al seguito di Gesù. Questa Susanna sembra essere stata la donna, alcune fonti, del matrimonio delle nozze di Cana, e questa Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Cusa era realmente l'amministratore di re Erode Antipa, quindi erano nomi abbastanza conosciuti a quei tempi. Perché è un fatto significativo? Perché nessun rabbino ai tempi di Gesù poteva avere al seguito donne, perché era una infamia. Purtroppo sapete che le povere donne hanno passato momenti della storia abbastanza bui, e questa era la regola allora, per cui mettere delle donne al seguito di Gesù è un fatto eclatante. Quindi vuol dire, che ne dica qualcuno, ogni tanto accusano il cristianesimo che non valorizza le donne, Gesù è stato il primo a valorizzare santamente le donne, ad accoglierle come discepoli. Era una cosa che non si usava. Pensate, qual era la creatura più grande che esiste al mondo? È la Madonna, è una donna, non è un uomo. Gesù, sì, è l'uomo, ma Gesù è l'uomo Dio. La creatura umana più grande che esiste in assoluto è la Madonna. Quindi Gesù ha promosso la donna nella sua dignità senza stravolgere, però, non ho fatto nemmeno i nostri femministi, il ruolo, perché ne ha esaltato la bellezza, la dignità e la grandezza. Però pensate, nemmeno la Madonna, che è la creatura più pura dell'universo, è stata da Gesù ordinata sacerdote. La Madonna non è una sacerdotessa, non ha mai assolto nessuno dei peccati, non ha mai battezzato nessuno e non ha mai celebrato la Santa Messa. Eppure, ditemi voi, chi sarebbe più degno di celebrare la Messa, in teoria, e di toccare l'Eucaristia se non la Madonna? Ma siccome questo non sarebbe una cosa ordinata dinanzi a Dio, Gesù non l'ha fatta. Quindi promuovere, adesso sono un discorso da fare con Maria Feriani, no? Vedete, ecco, come spesso il Papa interviene sulla promozione della donna e sul ruolo della donna e sulla dignità della donna. Promuovere una donna vuol dire rispettarla e promuoverla nella sua dignità intrinseca, non stravolgerne il ruolo. Non è promozione della donna, come ci hanno fatto credere, affermare l'interscambiabilità, come dire, assoluta dei sessi. Per promuovere una donna vuol dire che tutto quello che può fare un uomo con una donna e viceversa. Questa non è autentica promozione della donna, questo potrà anche essere un valore per la società laica, ma Gesù non ha fatto così, pur promuovendo in questo modo che abbiamo visto il ruolo delle donne. Viceversa, nella prima lettura San Paolo esorta fondamentalmente a due cose: primo, a guardarsi dalle dottrine non conformi alla sana pietà, se qualcuno non segue le sane parole del Signore Gesù e la dottrina secondo la pietà, è attaccato dall'orgoglio e non comprende nulla. Voi sapete che la Chiesa, pur essendo sempre stata grande promotrice di carità e di amore, ha sempre però insegnato che il suo primo dovere è quello di dire sempre e a tutti la verità, anche quando la verità fosse scomoda, anche sull'argomento che abbiamo appena detto prima. Per esempio San Giovanni Paolo II disse che la Chiesa Cattolica non ha ricevuto da Gesù il potere di ordinare le donne sacerdoti, e contro questo la decisione di Gesù sta niente da fare. Quindi anche se ti dicono che sei retrogrado, che tu quindi fai una cosa che è dell'altro tempo, se questo è conforme alla verità, lo si dice lo stesso. Quindi il compito della Chiesa è di essere fedele alla verità, pur promuovendo e vivendo la verità. E l'altra cosa molto forte che ha detto San Paolo è che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Noi abbiamo sempre l'esame di coscienza sull'avarizia, perché io dico, sapete, quando uno diventa confessore sa tante cose, no? I vizi spirituali, perché l'avarizia è un vizio spirituale, i soldi sono una cosa molto molto materiale, ma l'attaccamento ai soldi è una cosa spirituale. Chi è attaccato ai soldi generalmente non lo ammette mai, quello è tempo, no? Io sono parsimonioso, i soldi non li spreco, i soldi non li sperpero, e tutte queste cose qui. Allora dobbiamo fare attenzione, perché i soldi sono una brutta bestia, purtroppo. E l'uomo di Dio, dice Gesù, dice San Paolo, e
è istruito anche su questo, cioè qual è ciò che la Chiesa insegna sui soldi? I soldi non sono cattivi, i soldi il Signore ce li ha dati per vivere, ma non dobbiamo vivere per i soldi. Per vivere vuol dire che dobbiamo provvedere al nostro giusto sostentamento, chi c'ha i figli, pensare ai figli, come dice, sistemare tutto quello che vuole, ma essere anche capace di condividerli con chi è privo del necessario, sempre insegnato la dottrina sociale della Chiesa, di saperli donare. Non è che voglio fare, come dire, propaganda per le necessità della Chiesa, no? Lo sapete, contribuire alle necessità della Chiesa è uno dei 5 progetti generali della Chiesa, quindi e se si può essere generosi, Gesù nel Vangelo invita a essere generosi, ricordando che quando si dà qualcosa per suo amore, si riceve 100 volte tanto che cambia questa vita e poi la vita eterna. Voi sapete che l'avarizia, il trattenere le cose per sé, è un movimento fondamentalmente egoistico, brutto, e che a volte genera brutte situazioni. Voi pensate a quanti liti, soprattutto familiari, che ci sono, per quali questioni? Questioni di soldi. A volte anche nella marito e moglie sono bruttissimi liti per questioni di soldi, eredità, familiari, eccetera. Quindi bisogna fare attenzione a questo, che è un grosso idolo del mondo, perché non è cattivo in se stesso, ma l'uso non controllato e non confrontato con il Vangelo può in generale guai, oltre che quell'attaccamento nel cuore che è l'avarizia, come sappiamo, secondo le 7 vizi capitali. Bene, vediamo Maria Santissima, quella donna per eccellenza, che aiuti tutte quante le donne di oggi a riscoprire il senso della propria grandezza e dignità che Gesù stesso ha promosso, ma nel suo corretto significato. E chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, ecco, anche in questo aspetto sembra secondario, ma non lo è, la vita cristiana, che è la corretta amministrazione dei beni che Dio ci ha dato, di vivere conforme al Vangelo e sempre santi ed ancorati alla verità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.